pedacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Il nostro programma prevede i fatti della settimana, le notizie della settimana, le notizie del sabato sera. Ma abbiamo tanta materia sul fuoco, però dobbiamo partire per forza di cose. La scuola è iniziata, punti nevralgici la caratterizzano ogni giorno che passa sempre di più. Quello che noi abbiamo detto da un anno a questa parte puntualmente si sta verificando. Eppure la politica avrebbe dovuto essere maggiormente attiva, presente, sapere che cosa ha bisogno la scuola e come una intersecazione di più realtà che operano in questo contesto, o questa scuola che deve essere società educante, che deve interagire con la più vasta comunità sociale e civica, come dicevano, anzi come dicono, possiamo dire ancora, i decreti di delega, fa molte volte pena, ci sono delle lacune che avrebbero potuto essere poste, ma, ecco sempre quel ma, tanti ostacoli minano alla base la scuola stessa, questo pilastro insostituibile di una società democratica e di una realtà civile. Ma ripetere le stesse cose molte volte dà fastidio, ma noi lo facciamo per chiarire o rischiarire i nostri dubbi, ma nello stesso tempo vorremmo mettere chi è nella stanza dei bottoni a porsi il problema scuola, poiché su questo versante si gioca la credibilità non soltanto della singola realtà scolastica, del singolo paese, ma dell'intero grande paese che è l'Italia. Già di per sé, ieri sciopero, oggi un ulteriore sciopero, i ragazzi romani se ne sono andati a spasso per la città. Qualcuno dice c'era sciopero, non si sono posti il perché, e come spesso accade i ragazzi debbono per forza di cose poi subire le conseguenze. Già una scuola che inizia male, che è terminata peggio, e di rimando io pongo una domanda a chi ha le redini del potere: intanto chi colma
le lacune di 6 mesi di scuola? Chi la colma le lacune nel momento in cui ciascuno pone all'attenzione della famiglia il programma che deve essere svolto? Quel vuoto che in altri tempi, prendendo come punto di riferimento Vico, quando parlavamo che si tratta di momenti, può andare nel lampo sui geni che cavalca ogni cosa, ma quel vuoto che veniva ad essere poi ripagato e colmato in tempi passati e si proponeva in una realtà futura appianato. Ecco come si può la scuola. Scuola che ha elementi di ingressi differenziati, di uscite ulteriormente differenziate, e quindi i trasporti come possono essere per una famiglia accettati nella circostanza che ha più figli? Giochiamo su una fascia di età che va 3-14 anni, e quindi in ben 11 anni sicuramente una famiglia normale ha più figli. Portarli da una parte all'altra, uscire, quando spesso non si riesce a porre in essere una giusta via per un solo figlio. Questa è una delle realtà. Le mense da noi è inutile parlare, in altre realtà inizia da pure la mensa, anche in Calabria, come quel che abbiamo postato in altri tempi. Oggi sabato, scuole chiuse perché vi erano acquazzoni del Vibonese, così dicono, o per meglio dire pongono alla nostra attenzione i telegiornali regionali. Fra qualche giorno ci sarà pure qualche elemento, come in città abbiamo visto, come Roma e come Milano, ragazzi presi, o per meglio dire che risultano positivi a questo Covid-19, scuola in quarantena, docenti in quarantena, genitori in quarantena. All'illusione si aggiunge la beffa, il problema rimane sempre lo stesso. Io ascoltavo stamattina alcuni scienziati che dicevano che già si è fatto un grande errore aprire gli stadi anche ad una minima percentuale di spettatori, che nelle strade vi è un assembramento di persone ogni giorno che passa sempre di più, che l'uso delle mascherine sembra quasi ormai un ricordo. Però oggi, sabato, abbiamo raggiunto un numero elevato, quasi 2000 persone che sono state risultate positive a questo Covid-19 o questo coronavirus, come si suol definire. Il problema esiste allora, e se una scuola non si pone che deve agire e quindi dare risposte, sicuramente come paese noi facciamo passi di gran lunga indietro. Dalle nostre parti ancora banchi non se ne vedono, interventi mirati nemmeno, e nessuno chi meglio di Vito Pirruccio, che vive una realtà pari a quella dei nostri paesi, anche se lui opera in una cittadina alquanto evoluta, con un numero di alunni che frequenta la scuola dell'obbligo alquanto consistente, con istituti di scuola secondaria di secondo grado molto frequentati, alcuni con una specificità che soltanto Siderno riesce ad avere, e di conseguenza le realtà o le nostre visioni possono essere variegate, tante, anche perché viene ad essere colpita una fascia considerevole di soggetti e di più famiglie che da un comprensorio intero mandano i propri figli a scuola. Il trasporto l'abbiamo detto, riportiamo ancora questo stesso argomento: nel momento in cui vi debbono essere delle distanze e quindi una realtà differenziata nelle nostre città. Intanto Siderno, oggi vi è un'ordinanza che la scuola è stata chiusa.
casi strani, ma di questi casi strani si verificano pure di tanto in tanto in queste nostre realtà territoriali. Vito, io ho voluto fare un excursus, ben inteso che abbiamo tante di quella carne sul fuoco, ma la scuola, come la sanità, come la legalità e quindi il problema della giustizia, che in tempi passati erano i punti di riferimento della realtà marxista e quindi della società socialista, puntualmente balzano alla ribalta. Allora, andiamo ai dati. Il 24 era il giorno di apertura della fissata della regione Calabria, sono partiti 276 istituti in Calabria su 351. Lunedì prossimo, cioè il 28, ripartiranno altri 73 istituti. Questi hanno prolungato, hanno posticipato meglio l'apertura a seguito dei seggi elettorali installati nelle scuole, e a quanto pare hanno dovuto provvedere a tutto l'occorrente per sanificare e non hanno fatto in tempo a riaprire il 24. Altri due istituti, uno riaprirà il 30 di settembre, un altro, caso dovuto a un problema di Covid che si è verificato in questa comunità, Gimigliano, aprirà il 5 ottobre. Questa è la fotografia dell'apertura in Calabria. Poi ci sono i casi che tu richiamavi alla fine dell'intervento, per esempio oggi, ieri sono state chiuse le scuole a Locri, a Siderno, lì c'è un motivo contingente, c'è stato un'esplosione nel centro della raccolta dei rifiuti di San Leo che ha provocato una nube tossica, si è proceduto alla chiusura delle scuole in maniera precauzionale. Ma questo è un fatto eccezionale e non era prevedibile, per cui nulla questio. Però dobbiamo prepararci ad altre chiusure non dovute al Covid, ma quello che tu dicevi, è stata chiusa la scuola nel Vibonese oggi per un acquazzone, ci saranno altre chiusure per allerta meteo, prepariamoci. Ecco perché io ti dicevo e sostenevo prima, era opportuno quantomeno iniziare prima, proprio perché dobbiamo mettere nel calderone non solo le chiusure necessarie, quelle che saranno per esempio come nel caso delle elezioni. Di Gimigliano, no, le elezioni sono evitabilissime e quindi è uno di quei provvedimenti che andrebbe subito operato da parte dei comuni, adesso le elezioni si sono svolte, e di trovare altri locali per il prossimo futuro. Per quanto riguarda invece chiusure prevedibili sono quelle dovute al Covid, noi dobbiamo tutti quanti prepararci che ci potrà essere. In Italia ci sono stati, un 40 casi. Un'impennata e quindi anche colpire scuole, per cui si dovrà in quel caso applicare il protocollo di chiusura, ma quello che più dà fastidio invece sono quelle ricorrenti chiusure dovute ad allerte meteo, cioè noi viviamo ormai da decenni, quasi un decennio si verifica questo, quasi 10 anni ormai, che noi chiudiamo le scuole per prevenzione e non si fa la prevenzione sul territorio, si fa la prevenzione nel momento in cui l'acquazzone arriva o la scarica d'acqua arriva dalle nostre parti. Per cui saremo costretti, questo sì, a fare un tira e molla di apertura, di chiusura, con gravi naturalmente conseguenti. Ingressi differenziati. Vabbè, quelli sono opportuni perché allora il Ministero, d'accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, ha indicato una procedura. Questa procedura prevede la prima cosa, e mi pare che da questo punto di vista sia più che opportuna, è evitare gli assembramenti, anche se, diciamocelo… E i ragazzi prima non stanno allora, fuori. Il problema è non solo evitare l'assembramento in entrata, ma appunto evitare gli assembramenti, come è avvenuto in questi giorni sui mezzi pubblici, no? Abbiamo visto alcune immagini date dai TG regionali, la regionale, che praticamente che cosa c'è stato? Che
i servizi di trasporto locale che portano poi dai paesi ai centri, in particolare dove stanno ubicate le scuole, ne abbiamo parlato, le scuole superiori, in due puntate, allora andavano praticamente, hanno disatteso queste indicazioni, erano praticamente pieni. Quindi è chiaro che se l'assembramento avviene durante il percorso, avviene prima dell'entrata, aver scaglionato le entrate ha un effetto. Ma non solo, però, io ti voglio dire, un danno, perché il legislatore molte volte parla, ma non ha la chiara idea di ciò che avviene. Tu scaglioni le entrate, però non ci sono poi quei ragazzi che sono lì nel cortile, nella strada, allora, e sono, perché non vengono a scuola con lo stesso criterio della differenziazione. Allora, però una cosa è certa, è giusto, la scuola si deve attrezzare ad evitare che ci sia l'assembramento, poi questo è il momento dell'entrata e nel momento dell'uscita, e fa parte, dicevo, di un protocollo ben studiato e suggerito. E come? Dal comitato tecnico. Il comitato a livello a tavolino. Tu invece ti riferisci al fatto di arrivare a scuola, in particolare quando si usa il mezzo di trasporto. Arrivano tutti insieme. Allora, gli altri arrivano tutti insieme. Allora, tu legislatore, non hai previsto che all'illusione hai aggiunto la beffa e fai ulteriori danni. No. E ti scusa un attimo e ti dico come. I ragazzi arrivano perché tutti i pullman, già adesso parliamo della nostra realtà locale, i pullman partono dai singoli paesi per raggiungere le scuole o le sedi scolastiche, i ragazzi scendono, sono lì dinanzi. Tu consenti invece di vivere in comunità o di discutere in comunità per più tempo, perché mentre arrivati apri le porte, devi fare sì che entrino con un certo criterio, con un sistema razionale, ma se tu fai entrare prima un corso, poniamo l'esempio, ma gli altri non rimangono fuori e non sono tutti insieme. Allora, questo si verifica quando i ragazzi arrivano con i mezzi pubblici, quando arrivano da fuori paese, tanto per intenderci. Nella scuola primaria questo non avviene, tranne che nei sistemi in cui ci stanno lo scuolabus dei centri più grossi, no? di una certa grandezza. Però il problema qual è? Tu ti riferisci al sistema dei trasporti, che non c'è un collegamento diretto. Mi riferivo a questo caso specifico, allora, però la funzione pure doppia o tripla. Allora, e quello è vero, quello che dici tu. Se la differenziazione, lo scaglionamento in entrata e in uscita a sua volta non è preceduto e poi seguito da un trasporto che lascia che faccia lì, proprio da filtro, è chiaro che questo sistema poi salta, perché l'assembramento che non hai all'interno è fuori, è peggio, si verifica prima e dopo si verifica. Purtroppo questo è un dato che andava, per questo dicevo che il sistema dei trasporti specie per andava studiato prima ancora che iniziasse la scuola, non sperimentato. Oppure una mamma, un papà che deve portare i figli, allora, in due scuole diverse, quello, allora, non deve lasciarli davanti alla scuola. No, quello si può avviare. E come? No, si può avviare, perché si può essere un confronto con la scuola e si fanno delle deroghe, vale a dire, ci stanno, invece di farla attendere, c'è un'accoglienza pre-scuola possibile, organizzare, tranne che non siano casi ampi, ma siano casi sporadici, si può benissimo ovviare a questo. Però dicevo, il problema è un altro, il problema, certo, questo è un aspetto importante che andava studiato, il sistema dei trasporti non è da oggi che è super affollato, oggi quel super affollamento crea allarmismo, all'illusione se aggiunge la beffa, esatto. Ma sono tante cose che poi… Però non è da oggi, no? Ma oggi si pone perché viviamo questo momento di Covid-19, di pandemia. Successivamente noi ci auguriamo che possiamo rientrare nella normalità e quindi il problema non si pone, ma
situazioni così particolari dovremmo essere equipaggiati per dare risposte. Allora, qui l'unica cosa è, va bene, all'interno della scuola è giusto che ci siano queste regole, sì, sull'entrata della scuola. Poi ci vuole anche un senso di responsabilità da parte dei giovani stessi, delle famiglie che fanno poi la loro parte, influenzano i figli e li educano appunto, allora, al rispetto di queste regole, perché è chiaro che è impossibile che ci sia tutto programmato e in grado di seguire un certo itinerario, così come è impossibile da questo punto di vista, me ne rendo conto, anche il sistema dei trasporti, non è assolutamente possibile avere un sistema dei trasporti che arrivi ogni 20 minuti, ogni 10 minuti, oppure parte con 10 minuti. Ma quasi tutti arrivano su per giù allo stesso tempo, la differenza è tra Roccella piuttosto e Locri, allora, che sia quelli che vengono da sud e quelli che dal nord, la cosa c'è, ugualmente occorreva sostenere economicamente e aprire nuove tratte, nuove linee, nel senso aumentare il numero di mezzi di trasporto, che pensare un'altra cosa, le scuole hanno 5 minuti, erano per accogliere gli alunni, se la scuola alle 8, dalle 8 meno 5 alle 8. Oggi con questo criterio non è possibile. Non è più possibile. E se noi avessimo saputo sfruttare anziché 5 minuti, 8 minuti, noi non avremmo avuto uno scaglionamento con le entrate. Mi riferisco che già il legislatore, avendo previsto. Non è un problema del legislatore. Però quando tu mi scaglioni 8 meno 10, 8 e 10, 8 e 20. Allora, questo non c'entra niente il legislatore. Ha previsto 5 minuti di accoglienza. Allora, questo ha previsto nei contratti del settore scolastico, per quanto riguarda gli insegnanti, è previsto che arrivino a scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'orario delle lezioni, secondo che l'ora delle lezioni che hanno. Ma questa è nella forma ordinaria prevista dal contratto. Lo scaglionamento invece è una necessità che è imposta da questa situazione contingente. Domanda voleva essere questa, e vedi che tu avevi uno scaglionamento molto più leggero con risultati positivi. Allora, cioè noi apriamo il cancello in questi 10 minuti come vengono i ragazzi se ne entrano nelle proprie classi, non vi è assemblamento minimo. Ma l'assembramento è quello che dici tu, il problema è che specie quando ci stanno di mezzo i trasporti, e questo si verifica per lo più nella scuola secondaria, perché è quella che è più interessata, siccome i mezzi di trasporto sono tarati sulla base della situazione pre-Covid, oggi c'è una situazione straordinaria e occorreva naturalmente aumentare le corse, solo qui. Comunque c'è un problema che si pone, questa esperienza nostra e questa anche difficoltà di inizio delle lezioni impone secondo me una riflessione più complessiva, questa serve anche come esperienza, no? Pensa un attimo a per quanto riguarda l'organizzazione della scuola, no? Non è pensabile più che bisogna arrivare, quest'anno è un anno, ripeto, eccezionale, ma non bisogna arrivare ai primi giorni di scuola non è ipotizzabile. Un sistema di questo genere non può assolutamente funzionare, perché dietro c'è una montagna di operazioni dovute anche, non so, trasferimenti, dovute a assegnazioni provvisorie, utilizzazioni che non sono concepibili se non in uno spazio limitato. Tu a un certo punto tu sei già
a gennaio, esatto, dopo le iscrizioni, quello che tu hai, basta, il bisogno, basta, il fabbisogno. Ma è inutile, reale. È inutile mettersi a fare tutto, sì, oppure deve imporre, ormai questo si impone, ogni volta il legislatore se lo mette, subito dopo c'è la deroga. Tu devi stare in un posto 5 anni, e 5 anni deve rimanere, e basta, non ci possono essere deroghe, e tu devi sapere già nel mese di luglio, quando inizia la scuola, tu devi avere gli insegnanti. Ora questo ce lo impone la situazione odierna. Noi per esempio, una delle difficoltà che si stanno incontrando, ancora il famoso organico Covid, cioè quell'incremento, è arrivato l'altro ieri, e sono arrivate le risorse, e quindi tu adesso devi trasformare queste risorse che ti sono arrivate in assunzioni, non è che ti sono arrivati gli insegnanti. Ora, tu questi problemi, io dico tu ministero, questi problemi li sapevi già dal mese di marzo. Ora, si è parlato tanto, adesso arriverà l'organico, aumenteranno le cose. Alla fin fine, sai che cosa hanno fatto? Hanno fatto un sistema proporzionale, basato sul numero degli alunni, hanno dato le risorse. Hanno dato non risorse nel senso fisiche di insegnanti, hanno assegnato alle direzioni regionali i soldi in base a questi parametri. A loro volta, le direzioni regionali, gli avantieri, hanno inviato alle scuole le risorse monetarie. Hanno detto, queste sono le risorse che avete. Tu adesso che cosa devi fare? Devi trasformare questi soldi in risorse umane. Ora, tutta questa procedura richiede del tempo, e questa richiesta del tempo significa far slittare in avanti l'efficienza e la messa a regime della scuola. Ora ti pongo un'altra domanda, che io la posi pure per quel che riguarda il mio comune. Se tu Stato dai, o Ministero, dai queste risorse, nel momento in cui non hai consentito in alcune circostanze l'apertura di scuole private, quegli alunni di quelle scuole che oggi sono, e infatti si riversano sul pubblico, non solo che, e fino a quando si riversa sul pubblico, però molte volte con numeri consistenti di alunni tu non puoi accettare, perché scoppiano, allora, i parametri. Questo si verifica per lo più nelle scuole dell'infanzia, dove nelle scuole dell'infanzia, ecco, specialmente perché, esatto, lì esiste nella il scuola problema. Dell'infanzia, e la parte privata ancora ha un ruolo importante e supplisce a carenze dello Stato. Invece nella scuola primaria, media e superiore questo non si verifica, si verifica nella scuola dell'infanzia. Allora lì ci voleva l'accordo preceduto con le cosiddette scuole paritarie. Per quanto riguarda, no, il mio comune che è stato soppresso, dico, noi abbiamo locali, abbiamo strutture, sì, attrezzature, daremo pure noi il personale, però lì, non docente, qualora dovesse, allora, servire, nel tuo caso, garantiamo i trasporti. Ma nel tuo caso, probabilmente la scuola era privata, cioè era gestita. Scuola privata a Martore, che adesso dove si riverseranno quegli, certo, alunni, quegli alunni avrebbero potuto essere poste in una nuova realtà, dove c'erano strutture, attrezzature. Dovevano sostenere in questo caso le scuole private, queste per lo più sono gestite per esempio da suore, in molte case. Intanto garantivano il servizio. Però quelle andavano sostenute, specie queste appunto dell'infanzia. Volevo dire, ancora di più, ecco, io noto, oggi c'era lo sciopero, all'altro ieri c'era uno sciopero. Ora, qui ci vuole la responsabilità, cioè è credibile anche a livello di immagine, cioè come si fa dopo, usciamo da una situazione di difficoltà oggettiva per tutti, no? Ma quale senso ha? Allora, adesso già ci si prepara a come bisogna accaparrarsi questi soldi del recovery fund, e già cominciamo gli scioperi, cominciamo le prebende. Ora ci vuole, e qui ci vuole la responsabilità. Io mi meraviglio che oggi lo sciopero sia stato indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, queste le organizzazioni più rappresentative del mondo del lavoro. Non era il momento. Non una o due giornate di sciopero, cioè, dopo aver messo in funzione la macchina scuola, prese le dovute, come si dice, precauzioni per quel che riguarda il problema sanitario, garantito l'esercizio del diritto allo studio all'utenza, avevamo l'occasione di
porre sul tappeto in una maniera molto più chiara, ma con argomentazioni che scaturiscono dalle esperienze pregresse, il problema scuola. Certo. Ricordi che ti dicevo io la volta scorsa che nelle scuole consolidate, dove vi è figure docenti già stabilizzate che da quelle realtà, mi riesco principalmente nelle grandi città dove quelle scuole al centro o in periferia hanno sempre da anni lo stesso corpo docente con lievi o nessun movimento, dal primo giorno di scuola hanno garantito, e mi risulta da telefonate avute, l'orario 8-14, dove il sabato viene considerato giornata libera in virtù delle ore di servizio già prestate o garantite all'utenza. In altre invece bisogna vivere e fare una scuola a singhiozzo. Però ti dico, per esempio, lo sciopero di stamani, no? Oppure lo sciopero anche degli altri giorni, già il 24 c'è stato uno sciopero da parte di alcune sigle sindacali minori. Anche questo della rappresentatività di indire uno sciopero va, secondo me, regolamentato. Non è una questione di limitare la democrazia nel modo più assoluto, ma non è neanche corretto che sigle sindacali che hanno una rappresentatività numericamente da prefisso telefonico poi si possono mettere a fare cacciare e imbastire, specie in questi momenti di difficoltà delle proteste. Oggi è il momento, secondo me, della responsabilità, e io in particolare dei sindacati ampiamente rappresentativi, quelli che noi bisognava ci voleva anche una lezione di responsabilità, ecco. A mio parere. Ma difatti, eppure il quotidiano del Sud l'ha posto in primo piano: ci scuola tante difficoltà organizzative, ritorno in classe per due milioni, ma è sciopero. Fortunatamente le adesioni allo sciopero sono state bassissime. Gli alunni non sono entrati in classe. Ma quelli della scuola superiore sono stati loro. Allora, no, le adesioni sono state molto, molto blande. Questo, che cosa suggerisce? E ti dice? Ti dice che il mondo del lavoro che si sta capisce nella scuola, la problematica. Ma sono i ragazzi che non entrano. Sì, ma mentre per i ragazzi è un'occasione, è un mondo diverso, no? Ma quello che mentre il sindacato, io adesso voglio vedere qual è il report delle adesioni dello sciopero di oggi e degli altri giorni. Vedrai che sarà sicuramente bassa. Questo che cosa ti dimostra? Che i lavoratori, il mondo del lavoro della scuola ha capito il senso di responsabilità. Non l'hanno capito purtroppo gli organizzatori di questi movimenti. Io dico soltanto che tutto questo marasma che si è verificato in questi pochi giorni, due giorni di apertura a scuole, lascia il segno. In che senso? Che troverai poi ulteriori difficoltà per gestire tutto l'apparato a scuola, mentre se si fosse partito con il piede giusto, quelle piccole lacune sarebbero state colmate senza nemmeno batterci. E nessuno se ne sarebbe minimamente accorto. Alle proteste del mondo sindacale, è indubbio che ci stanno, anche la pandemia ha messo in risalto e ha fatto esplodere le difficoltà, le contraddizioni che stanno nel mondo della scuola e anche la disattenzione della politica. Però io dico, questo è il momento della responsabilità, non è il momento di alzare la voce. Comunque abbiamo parlato tanto. Sicuramente ritorneremo a parlare, però le nostre vorrebbero essere non indicazioni, ma un modo di pensare, né vogliono essere elementi impositivi. E che deve importare? Per dire, ma un po' di promemoria non guasta. Per affrontare, dare opportunità di crescita per quel che riguarda i ragazzi, ma nello stesso tempo di non mettere né le famiglie in una grande apprensione. Questo era il senso, perché io vedo che nell'ambito della scuola, del personale docente, vi è una grande partecipazione, vi è un impegno costante e una responsabilità che può apparire apparente, ma invece è reale. Abbiamo parlato di scuola.
si può parlare di elezioni, si può parlare che la scuola, abbiamo detto che non è ripartita nemmeno per tutti, la metamorfosi dei Santi Medici a Damiano, perché abbiamo parlato di sanità, ma anzi, eccolo qui, Don Moscati. Vedo qui l'immagine, perché volente o nolente, dinanzi a questa chiesa, come ti dicevo poc'anzi, ogni volta che vado a Napoli. Ma di cosa si tratta? Perché è importante questo articolo? Ecco, io te l'ho sottoposto, questo articolo è apparso stamattina, no, giovedì scorso, su Repubblica, a pagina 30, la metamorfosi dei santi medici in medici santi. Oggi per la Chiesa, oggi è il giorno, no, in cui si venerano i santi medici Cosima e Damiano. Peraltro abbiamo un santuario di grande richiamo, come quello del santuario di Riace. Ora, l'esperienza della pandemia ha messo in rilievo il ruolo avuto dai medici, infermieri, e in effetti ed è veramente qualcosa di esaltante aver visto come il mondo della sanità responsabilmente ha risposto a questa pandemia, no? Uno pensa, e infatti mettevamo l'altra volta in risalto, come sono morti qualcosa come 200 e passa tra medici e infermieri, quindi è stato un sacrificio enorme vissuto da questi professionisti entrando nelle sale operatorie, entrando nelle terapie intensive. E noi giustamente, tutto la rappresentazione che abbiamo di questa esperienza è vedere tutti quei balconi dove giustamente si inneggiava e si salutava questi nuovi eroi, no? Questi che noi abbiamo chiamato eroi, che non sono altro che persone dedite. Sì, e poi da eroi poi li abbiamo mandato qualche volta pure a processo. Aspetta, dedite alla loro soggezione, alla loro professione, come si diceva una volta. Di una missione giudiziaria. E peraltro è stato bello anche un grande artista, l'artista della street art Banks, no? Ha rappresentato e l'ha dato all'ospedale di Southampton, ha dato quella bellissima rappresentazione dove c'era questa infermiera proprio, no? Il sacrificio. Hai parlato di dove siamo stati assieme. No, ma non è questo. Ma ferma, se no deviamo. Ora, Marino Niola, un bravissimo giornalista, mette in risalto come la Chiesa, no? Nel passato, no? Ha alzato agli altari santi che sono veneratissimi, come i santi Cosma e Damiano, i santi medici, i cosiddetti santi medici. Oggi si dice appunto questo, i nostri medici che sono diventati santi, e è andato alla ricerca per vedere la storia appunto di Giuseppe Moscato, che è un illustre clinico napoletano che è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e lo mette in risalto, e poi Riccardo Pampuri di Trivolzio, che è un paesino in provincia di Pavia, che è vissuto nello stesso periodo, sempre negli anni 20, ed è proprio un medico che si è speso per la sua comunità. Perché ti dico è bello mettere, specie oggi che peraltro si celebra, dicevo prima, la festività dei santi medici Cosma e Damiano, e in particolare al santuario di Riace. Ora, perché? Perché tu trovi che da un lato questo esercito, in questo periodo c'è stato un esercito di medici e di infermieri che si sono spesi proprio al servizio della collettività e hanno dato tutta la loro professionalità, sacrificando a volte la vita. Allora io dico una cosa, io spero che questo serva a tantissimi, i quali per esempio hanno messo problemi per andare a fare il test, perché dici che altrimenti molti medici di famiglia si sono rifiutati a fare il test.
teste agli insegnanti prima di entrare a scuola e altri operatori scolastici. Allora si metteva proprio appunto questa grande contraddizione. Da un lato l'opinione pubblica, che giustamente alziamo sugli altari medici, professionisti, infermieri che si sono dati alla causa, sulla scia di quello che è stato appunto l'operato di medici come Moscati. Giuseppe Moscati, ma sai come l'ho scoperto? Aspetta, io. Aspetta. Dall'altra tu vedi invece questo proprio abbandono alla responsabilità, perché questo non è responsabile. Dire a degli insegnanti non ti faccio il test perché altrimenti ho paura di infettarmi. Naturalmente dal medico va l'ammalato, non va certamente il sano, no? E tu trovi questa contraddizione fortissima e mi fa piacere, questo articolo andrebbe letto da tutti quanti e in particolare andrebbe letto dai medici proprio perché induce alla riflessione, perché in tutte le categorie, come in tutte le categorie, ci sono quelli che hanno un altissimo senso del dovere e c'è un'altra percentuale invece che questo senso del dovere. Dicevo, se lo sai come ho scoperto questo Giuseppe Moscati? Io nemmeno sapevo chi fosse. La chiesa dove lui viene ad essere venerato è alla fine della Spacca Napoli, dove termina San Biagio dei Librai. Vi è la statua di Moscati, la lapide, eppure gli strumenti che lui utilizzava nel mondo medico. Ti viene da ridere a guardare quelle piccole cose, però ti posso dire che è alquanto venerato. Questo con questo medico amico che andiamo spesso a Napoli, lui di proposito dice dobbiamo sempre entrare lì, dico ma la volta scorsa, e sembra quasi un sistema di venerazione per l'opera altamente meritoria che ha svolto nel corso della professione medica. Leggendo questo articolo mi chiedevo, ti immagini tu dopo questa esperienza che c'è stata, e questo richiamo peraltro a esempi illustri di dedizione alla missione medica, ti immagini tu nel momento in cui un medico qui da noi prescrivere nello stesso giornale sempre c'era scritto che per esempio in Calabria era stata messa sotto tutela, come un po' avviene per la sanità, no? Noi abbiamo il commissario, erano state commissariate le commissioni INPS per gli invalidi civili. Sì. In Calabria sono state commissariate, non è commissariata solo la sanità, tutto. È stata commissariata le commissioni mediche dell'INPS, perché il numero di dichiarazioni. C'era l'altro giorno un articolo firmato da 7-8 medici, i quali cercavano di trovare una giustificazione per dire perché nella nostra regione gli invalidi civili riconosciuti sono di gran lunga superiore rispetto ad altri del paese. Era come aggrapparsi sui vetri, no? Era proprio un aggrapparsi ai vetri. Molte volte. Ora, ti devo dire, come si fa dinanzi a sacrifici così eclatanti, questa dedizione alla professione, questo sacrificio immane che si è avuto e che noi abbiamo toccato con mano, perché abbiamo vissuto momento per momento questa lista interminabile di medici e infermieri che morivano per il senso del dovere, come si ha il coraggio di fare prescrizioni facili, dare per esempio giorni di malattia a lavoratori fasulli? Ecco, perché non scatta? Perché noi dicevamo durante il periodo della pandemia ci si chiedeva se noi uscivamo da questa esperienza migliorati o peggiorati. Io non penso che ci sia questa. No, non, io lo dirò quando anche se chiederò la parola, perché molte volte non vale la pena nemmeno parlare. Abbiamo il comitato dei sindaci, mi pare che sia martedì, se non erro, per dire che da noi, anche, e l'ho detto in altre circostanze, come pure in televisione, sulle disgrazie avremmo potuto costruire qualche edificio. In che senso? Far tesoro di quello che sta avvenendo per prevenire quello che verrà domani. Noi parliamo sempre le stesse cose, la musica è uguale anche se cambiano i musicisti,
i professori d'orchestra, anziché... No, meglio i musicanti. Sì. Ora, però ti devo dire una cosa, nel momento in cui leggo sullo stesso giornale che le commissioni INPS in Calabria sì. vengono commissariate, il presidente dell'INPS leggiamo oggi che allora, sta facendo. Ma ti rendi conto, vuol dire noi la sanità ce l'abbiamo commissariata, giustamente però dovremmo fare salti diversi. Sì, ci lamentiamo, però questo commissariamento in pratica l'abbiamo voluto, no? Sì, ma voglio dire, ma la realtà, da quanti anni è commissariato? Si perde il conto. Ma dico, ma in qualche modo non usciamo, non solo non usciamo, ma l'abbiamo voluto. Adesso ci commissariano anche le commissioni mediche dell'INPS. Quindi vuol dire che in pratica noi, c'è dal qualcosa basso, che non va, che non va. Della macchina le sanitaria. Allora, fino a due anni fa le commissioni mediche di verifica, dove andavano i dipendenti pubblici, dove noi per esempio andavano anche personale della scuola per essere riconosciuti idonei o non idonei, oggi si trova a Canzaro, a Reggio Calabria non esiste più, è stata soppressa e portato tutto e centrato a Canzaro. Ora è chiaro che non è questa la soluzione, però ci dovrebbe indurre un attimo a una riflessione, se c'è una responsabilità, che secondo me c'è da parte nostra. Hai parlato poc'anzi di San Giuseppe Moscati. Ora è chiaro che non è che possiamo non mi riferisco noi abbiamo detto un prete, io mi riferisco a un'altra cosa, un prete che si spende nella medicina, la Chiesa che è sempre presente dove vi sono deboli, dove è bisogno di supporto, dove c'è la necessità di avere un qualcuno vicino. La Chiesa però che molte volte e spesse volte l'abbiamo vista vittima di mali oscuri. Mi riferisco per esempio pure nelle grandi città, tutti vanno a bussare alle porte delle chiese, dei conventi eccetera. Io ho visto specialmente su Roma, dice non siamo più nelle condizioni, non siamo oggettivamente nelle condizioni di erogare determinati servizi. Ora io faccio una domanda, ma non soltanto come carità, come darsi agli altri, ma vediamo molte volte questi sacerdoti che sono vittime di questo sistema. In che senso? Abbiamo visto a Palermo anni passati qualche prete vittima di elementi delinquenziati, Don Puglisi. Oggi veniamo sotto un altro aspetto, un altro prete, quello che vive tra la miseria umana questa tragedia che si è verificata in quel di Como. Questo prete, Roberto Malgesini. Esatto, martire, e quindi quando parliamo di martire intendiamo dire come il termine testimonianza. Quindi martirio, testimonianza di una città che non l'ha capito. Questo è quello che mi induce a riflettere e a pensare. Repubblica dice, e quindi non è un giornale di provincia, una città che non l'ha capito, ucciso in strada questo prete che era al servizio degli altri, si chiamava Don Malgesini, colpito da un migrante con problemi psichici che assisteva, multato dal comune per ostacolarlo, questo è stato multato, la curia dice preghiamo per l'assassino. Possiamo ripetere ogni volta queste stesse cose. Però vedi, non è che questi sono naturalmente esempi luminosi di sacrificio, però è chiaro che non può essere chiesto a tutti il sacrificio, però sono testimonianze che educano, o meglio dovrebbero educare, no? Quando io penso alla Chiesa degli ultimi penso a questi, che è qualcosa di diverso rispetto a quelli che sono in papallina. Allora, questo è il vero servizio.
servizio, cioè così come questo vale per tutte le istituzioni. La Chiesa è grande per questo, non per gli intrighi cardinalizi che noi abbiamo, vediamo e abbiamo sotto i nostri occhi. Le istituzioni tipo la scuola sono grandi per quelle che hanno operato al servizio della scuola. È chiaro che non tutti, dicevo, dobbiamo essere Don Bosco e non lo siamo neanche in grado di esserlo, però quegli esempi devono essere di luce sul cammino di rischiarare le nostre coscienze sono fondamentali, quel no? ragazzo nero ucciso a pedate la testa come se fosse un pallone di calcio. Sono esempi, così come nel mondo della Chiesa, anche nel mondo laico, questi sono esempi che servono alla crescita. Siamo imbarbariti. L'imbarbarimento è un qualcosa che dovrebbe farci pensare, farci riflettere, illuminare i nostri percorsi, indicarci una via nuova diversa, perché se non usciamo da questo degrado, da questo marciume, difficilmente ci troviamo in una società democratica, autenticamente democratica, dove la libertà la stiamo tramutando in libertinaggio, ma la libertà deve essere principalmente uno stile di vita. Scusa, questo se, è il discorso che dovremmo porci. Interrompo il tuo appello finale. Ti voglio ricordare che il giorno 29, vale a dire martedì prossimo, all'assemblea dei sindaci che avrete nella Locride, tu sei un sindaco, ho visto l'ordine del giorno, parlerete di sanità, giustamente del problema attuale che investe la Locride, che è appunto questo inquinamento per l'esplosione del trattamento dei rifiuti di San Leo, ti chiederei di spendere una parola per l'edilizia scolastica nel e con questo è un mio impegno, ecco. Può essere sicuramente tutti a livello di enunciazione di principio. No, non partire da questo, con questo, se tu parti già con questa premessa. Dico che si traduca in impegno, in allora, questo senso. Tu impegnati a portare sul tavolo dei 42 dei 42 sindaci della Locride il problema della edilizia scolastica e dei trasporti. E con questo impegno, amici telespettatori, ci concediamo da voi, vi ringraziamo per avervi voluto sintonizzare sui nostri canali, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi, ma vi auguriamo la buona serata a tutti e una buona domenica. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.
da Synergy Cittanova ancora ribassi. Grande campagna sulle stufe a pellet, risparmi fino al 65%, prezzi giù anche su telefonia ed elettrodomestici. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale, affrettati, sconto su misura anche.